Sì, ragazzi. No, così, eccolo. Stiamo elargendo i premi. Primo premio, la sacca di Hercules, che contiene stringi mano di Hercules, borraccia di Hercules, pesetti di Hercules e anche last but not least, corda per fare i salti di Hercules. Regia di Riccardo Iannaccone di Popcorn da Tiffany. E se l'è aggiudicata Riccardo Iannaccone. Ottimo, ottimo. Questa è di Riccardo. Credo che anche il signore sia contento che ho ricevuto questo premio. No, mi sembra proprio di qua. Ragazzi, io mi alzerei. E dove andiamo? Vabbè, alla prossima puntata. Alla prossima puntata. Questo era il capitolo volume 1. Volume 1. Volume 1, come ninfomania. Rispingo il pulsante? Sì, sì. Questa è la vista dal balcone di casa qui a Venezia, al Lido. Faccio anche una piccolissima panoramica. Lì c'è il lungomare, quella che vedete di fronte, come potete capire, è la sala d'Arsena, che sarebbe la sala dove vengono proiettati i film per la stampa. Questo è il... facciamo che perdo il conto, non ve lo dico ogni volta, però occhio, potrebbe essere il sesto, quinto vlog da Venezia per la 71esima mostra del cinema. E, ieri è stato il grande giorno dell'incontro con tutti voi, all'inizio vedrete delle immagini, poi penso che tornando a casa a Roma farò un piccolo montaggino del video che abbiamo girato, soprattutto per ringraziarvi tutti voi. Voglio salutare e ringrazio tutti voi che c'eravate. Sarete stati una quindicina, c'erano colleghi, c'erano amici, c'erano dei miei seguaci e soprattutto ringrazio Marta, che è una mia fedele seguace, una mia fedele, come posso dire, YouTube, non so come si dice, quelli che seguono gli youtuber, vabbè, lei, che tra l'altro mi ha dedicato anche un bellissimo post sul suo blog, ve lo metto sotto nel link, nelle informazioni, così potete andare a leggerlo, e soprattutto il suo blog è molto interessante, molto carino, per una visione proprio appassionata e spassionata del cinema, come dovrebbe essere sempre. Allora, qualcuno ha detto che adesso comincia il festival, cioè la mostra, di lunedì, perché dopo il weekend in cui ci sono divi, divetti e cose glamour, i grandi nomi, i grandi autori, la grande ciccia per chi ama davvero il cinema arriva dopo il weekend, superata la sbornia divistica, che poi sbornia, va, relativa. E ci sono le prove per dire questo, per esempio... due grandi autori che abbiamo visto ieri. Faccio una parentesi, non ho visto i due film italiani di cui più si parla, ossia il Belluscone di Franco Maresco e Hungry Hearts di Saverio Costanzo. Escono fra poco in sala. Siccome sto contro luce, mi sa che mi metto così, che bellezza. Siccome escono in sala, li andrò a vedere e ne farò sicuramente un Graucio paga il biglietto su questi due film. Invece parliamo d'altro, per esempio di altri due grandi autori, Laurent Canté e Fatih Akin. Canté non è molto filato perché ha avuto il torto di andare alle giornate degli autori. In realtà il grande è lo sgarro che è stato fatto alla mostra del cinema. Quello, no, però alla fine sto meglio qua, scusate, vi faccio anche fare un po' di giro tondo. Il grande sgarro che è stato fatto alla mostra del cinema di Barbera è stato esattamente quello di Canté di andare alle giornate degli autori a presentare Retour à Itac. È la 5 personaggi a Cuba, su una terrazza dell'Havana, che cosa fanno? Parlano del loro rapporto con Cuba, del loro passato a Cuba e del loro presente, alcuni sono andati via, alcuni sono tornati, per capire cos'è Cuba adesso, quella, la loro Itaca, cos'è L'Avana e Cuba con il tramonto del castrismo. È un film, diciamo, se avete visto La classe, che è bellissimo, Canté è bravissimo nel rendere fluide, naturali, empatiche le situazioni di dialoghi, i rapporti tra i personaggi, le parole scritte. E questo gli riesce benissimo. Questo impianto teatrale
teatrale nel senso positivo del termine, a lui riesce perfettamente. Quello che secondo me riesce meno in questo film rispetto proprio alla classe è quello di aprirsi a uscire fuori dal limite fisico, ossia tra il terrazzo e la casa dove si svolge tutta la storia, che è nell'arco di una notte, uscire fuori dai limiti fisici di Cuba e dell'essere cubani e abbracciare discorsi più aperti, più universali. Questo gli riesce meno ed è questo forse il limite del film, che comunque resta un film bello e interessante. Attesissimo invece da tutti era The Cut di Fatih Akin, il regista della Sposa Turca, di Soul Kitchen, molto amato anche a Venezia, e attesissimo, lo si aspettava già da Cannes scorso. The Cut è un film epico, il genocidio armeno visto attraverso il viaggio epico lungo 20 anni di un sopravvissuto, ha reso muto dalle vicissitudini del genocidio, che va, fa un viaggio in giro per il mondo, dall'Europa e poi anche in America, per trovare la figlia dispersa. Ha il difetto di essere un po' impersonale, è un film che ha avuto una gestazione difficile, lunga e travagliata, e questo ovviamente lo sappiamo, porta sempre dei problemi di... posso dire, di tensione stilistica, cioè di consapevolezza della personalità di un film. È anche una coproduzione, quindi questo aggrava questo tipo di problemi, però si sente i tratti di forza e di grandezza di un certo cinema, forte, davvero epico, davvero, e soprattutto perché è l'epica raccontata attraverso però le questioni della storia del XX secolo, quindi non è l'epica classica del cinema, è un'epica problematica, è un'epica in cui si ha il coraggio di raccontare la storia di un popolo attraverso la storia di una sola persona e si ha la forza per farlo attraverso il melodramma. Molti hanno criticato questa scelta, che secondo me invece è la scelta più bella, più forte, è nella seconda parte, quando si prende veramente a cuore il destino sentimentale, personale, affettivo del personaggio, che diventa l'impatto storico, perché è quello il senso del percorso storico, ed è giustissimo farlo finire in America, perché è anche una riflessione su cosa è stato e su forse cos'è ancora il XX secolo, che pare sia finito, ma non sono d'accordo. È un film appunto sbilanciato dal punto di vista produttivo, che però ha, come posso dire, i barlumi del grande cinema, il momento del grande cinema. Il grande cinema c'è in toto e al suo meglio nel Giovane Favoloso di Mario Martone, però siccome il tempo è un po' tiracchio ve ne parlo domani. Ciao a tutti, e poi magari spengo anche la telecamera.